Beh, che emozione, ragazzi. Tanti giovani, io ricordo, 20 anni fa ero seduto più o meno dove siete voi adesso, quindi sono passati 20 anni da quando mi sono laureato, più o meno. Vi racconto due storie. La prima è la mia storia, la seconda poi è quella che la mia storia si incastra nel mondo della Digital University, adesso come raccontava prima Gianni. Lasciandovi in particolar modo due messaggi che spero che vi portiate a casa almeno nel 90% del significato del messaggio stesso. Il primo, partendo dalla mia esperienza, ero convinto, questa è una convinzione che ho avuto per metà della mia vita, quindi se ora ne ho 44 di anni, immaginate fino a 20 anni, di essere stato fortunato a nascere a Milano. Milano perché? Perché dà la possibilità di creare tantissime opportunità, una città molto veloce, cambia tutti gli anni, costruiscono palazzi sempre più alti, eccetera. Questa era una convinzione che faceva parte di una filosofia molto lineare, il fatto di crescere, di studiare, fare l'università, entrare in una multinazionale, lavorare molto bene, crescere nella multinazionale, diventare dirigente e poi fare su famiglia. Quindi convinzione lineare, io mi sentivo fortunato di essere nato in questo tipo di ambiente. E così ho iniziato. Così ho iniziato, ho studiato, mi sono laureato in ingegneria energetica. È stata una laurea molto interessante, un sacrificio, eccetera. E poi ho iniziato a mettere il primo piede nel mondo del lavoro. E il primo piede nel mondo del lavoro, ahimè, non era proprio così lineare. Nel senso, sono entrato in questa bellissima multinazionale tedesca, beh, poi non importa se è tedesca o americana, comunque le multinazionali hanno più o meno degli standard. E in questo bellissimo ecosistema ho iniziato a capire come si cresce. Il primo incarico che mi diede il direttore della business unit a cui ho fatto parte è stato di Ildebrando, devi andare nel sud. Come nel sud? Sì, devi andare nel sud e iniziamo ad aprire un nuovo mondo che è il mondo delle energie rinnovabili. Inizialmente ero chiaramente un po' scioccato, è stato un primo shock, stile film Benvenuti al Sud, non so se avete presente, sicuramente sì. E avevo subito capito che non era una trasferta di 3 giorni, bensì qualcosa di più impegnativo. Allora da lì ho iniziato a pensare da non farmi trascinare dall'emotività, quindi dalla demotivazione di essere trasportati in un'altra realtà, e ho iniziato a pensare di come sfruttare questa situazione in opportunità. E quindi la cosa più bella che ho potuto mettere in piedi è partire da un pilastro che avevo, che ho praticamente mi sono sempre trascinato, che è la mia passione. Ero appassionato nel mondo dell'energia, della conversione dell'energia, mi hanno dato un incarico in questo mondo qua, non importava dove fosse questo incarico, è stato nel sud, bene, 3 regioni, ho vissuto per 7 anni, quindi non era un viaggio o una trasferta di 3 anni, è stato 7 anni tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, e per cui immaginatevi che tipo di contaminazione posso aver portato nella mia vita partendo da una realtà che era prevalentemente con la nebbia e con qualche piatto tipico che era il risotto e l'osso buco, nient'altro, no? Immaginatevi questo tipo di esperienza e subito la prima difficoltà su cui mi sono imbattuto è stato, benissimo, ingegnere, entri in questo bellissimo cantiere, 20 megawatt di fotovoltaico in provincia di Matera, 2 mesi di tempo per realizzare il cantiere, 150 persone, caspita, ero neolaureato, quindi immaginatevi anche qui un po' la situazione, lo shock, se vogliamo chiamarlo così, la passione mi ha guidato, sì, ho osato, perché poi tecnicamente se non inizi anche a reagire a questo tipo di situazioni fai molta fatica e questo mi ha permesso di incontrare delle eccellenze, ragazzi, delle eccellenze non solo da un punto di vista aziendali, quindi aziende, di imprese, di prodotti, di soluzioni. Eccellenza in termini di persone, di relazioni. Dopo 7 anni, il vero arricchimento, cioè io mi sono arricchito da un punto di vista relazionale, ho imparato tantissime cose e questo è stato per me una scuola, una piscina, mettiamola così, dove io non sapevo nuotare, ho dovuto imparare a nuotare. E quindi qui volevo lasciarvi il primo messaggio, più importante, che non è importante dove
diciamo la geolocalizzazione nostra, dove siamo geolocalizzati, se il satellite ci vede a Milano, a Campobasso, Bari, Matera, non è importante quello. Per avere successo bisogna avere, credere nei propri valori, no? E questi valori sono i pilastri che poi ci hanno sempre guidato. Nel mio caso i pilastri che mi hanno guidato sono stati la mia passione, quindi il mondo dell'energia, la curiosità. Il tema curiosità è un tema che è un comune multiplo, no? Un comune divisore che abbiamo sentito nelle precedenti relatori, ma che ne sentiremo parlare. Curiosità, passione e saper usare è quello che mi ha permesso di fare carriera, di avere successo in una realtà molto complessa. Il secondo messaggio, che è un messaggio diciamo di carattere, diciamo, che è in linea con il titolo di questo bellissimo convegno, è: quale futuro per i giovani? Bene, sono passati 20 anni, quindi posso mettere sul campo un po' di esperienza, soprattutto osservando anche la realtà. Oggi la realtà ci insegna che il mondo e la tecnologia non è più lineare. La crescita nel mondo tecnologico fino a qualche anno fa era basata su metodi additivi, quindi io crescevo step by step per poter arrivare ad avere anche un prodotto, una soluzione, ma crescevo in modo lineare. Benissimo. Abbiamo visto prima con Simone, che ha fatto vedere Uber e compagnia bella, tutti quei bellissime realtà. Oggi il mondo ha una crescita esponenziale, quasi inafferrabile. Se non cambiamo e se non iniziamo con urgenza a cambiare, rischiamo di rimanere indietro, perché noi siamo esseri umani lineari. Il nostro fisico lavora in modo lineare, il nostro cervello lavora in modo lineare. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna cambiare dei modelli. In primis il modello formativo e i modelli di business. Ne abbiamo visti alcuni interessanti, ne vedremo altri altrettanto interessanti. Volevo concentrarmi sui modelli formativi e da qui mi aggancio alla presentazione che ha fatto prima Gian Fausto sulla Digital Universitas, che diciamo ha nella sua evoluzione, anche le università, anche le accademie si devono evolvere, ha iniziato ad introdurre un meccanismo innovativo a livello formativo. Mi preme sottolineare che stiamo lavorando con il professor Modina, e qui sono veramente onorato di costruire una partnership tra due realtà, quindi una realtà lombarda e una realtà molisana, che è Digital Universitas e la Unimol Management, quindi dove il professor Modina è coinvolto, e io stesso sono molto onorato nel cercare di trovare dei meccanismi, quindi stiamo lavorando insieme a un tavolo comune per cercare di contaminarci, cioè creare delle exchange, qui lavoriamo portando delle persone in summer camp o winter camp per cercare di far muovere anche questi due mondi, no? Quello che poi è successo a me nella mia vita lavorativa, professionale, grazie alla contaminazione del sud io ho potuto fare carriera, molto facile la carriera che ho fatto, nel senso che mi sentivo di avere un valore aggiunto, avere un quid in più rispetto a chi è rimasto comunque seduto sempre sulla scrivania e ha lavorato nel finance, per cui anche questo è un dato di fatto. Uno su 1000 ce la fa, io probabilmente mi sono sentito parte di quell'uno che ce l'ha fatta, ma grazie anche alle esperienze che ho vissuto. Bene, quindi con Michele Modina stiamo cercando di costruirci questa partnership, ne vedremo delle belle, io ne sono convinto, partendo da cosa fa Digital Universitas. Adesso vi faccio vedere un video, dura un minuto, quindi vi chiedo giusto la massima attenzione e poi riprendiamo. Allora, thank you.
ne vedremo delle belle, ne sono convinto. Con il professor Modina dovremmo, diciamo, divertirci, anche perché ci piace divertirci su queste cose. Bene, vi lascio con un ultimo messaggio. Abbiamo sentito anche dai relatori precedenti, osiamo, la curiosità ci deve servire come pilastro, perché con questo pilastro possiamo andare avanti, possiamo permetterci di fare quel cantiere di 150 persone in 2 mesi con una velocità mostruosa, con un performance altissime. Non smettete mai di imparare. Quando si inizia a smettere di imparare vuol dire che è arrivato il momento di cambiare, e con queste premesse vi posso dire che la mia esperienza oggi mi porta a trasmettervi uno dei messaggi che mi ha dato una delle persone a me vicine, ma molto importante. Salta, prima o poi una rete apparirà, non so come, ma apparirà. Grazie.